Laudetur Jesus Christus. Non abbandonerò la fede, né in vita, né in morte, mai. Queste sono le ultime parole del santo glorioso martire domenicano del Vietnam, sconosciuto alla maggior parte di noi, di cui stamane nella rubrica Santi e Caffè ho raccontato la vita, San Domenico Nguyen. Questo santo morto a 54 anni, decapitato, perché non ha voluto calpestare il crocifisso, quel crocifisso che oggi viene tolto dall'Italia che si dice cattolica. Stasera giocherà la nazionale di calcio. Sapete che quando io vedo la nazionale entrare in campo penso anche lì a Bergoglio, perché Bergoglio, quando ha ricevuto la nazionale, ha chiesto a Mancini di non fare il segno di croce, ma non fate questo segno di croce entrando in campo. Capito? Non fate questo. Se Mancini ha promesso a quelli che si chiama Papa che non avrebbe, infatti non c'è nessun giocatore più, non c'è più nessun giocatore italiano, tranne che non lo faccia automaticamente, che fa il segno di croce. L'Italia, capito? L'Italia cattolica. Oggi guardiamo a questo santo, lo facciamo mentre questa sera un nuovo appuntamento caratterizzerà il mercoledì sera alle 21.15. Questa sera si reciterà da parte delle suorine il Rosario di San Giuseppe con le litanie. Ecco, dobbiamo essere molto devoti di San Giuseppe perché ci aiuti in questa battaglia escatologica, un santo così bello che parla della provvidenza di Dio, che parla della purezza, della santità, dell'umiltà. Ma torniamo intanto a San Domenico Nguyen, questo santo domenicano che diventa prete a 33 anni. L'imperatore in quel momento vieta la fede cristiana. E quando va a scovare, fa scovare dalla polizia segreta i cristiani, li marchia bruciando loro la guancia e scrivendoci: appartengo a una falsa religione. Poi anche l'imperatore aveva stabilito che i sacerdoti trovati a celebrare messa venissero decapitati e i catechisti, molti dei quali ormai erano vietnamiti, il Vietnam è una terra molto lontana da noi ma molto vicina anche nella fede cattolica, e c'è uno straordinario stuolo di martiri nell'Ottocento in Vietnam. Nell'Ottocento si è riproposto quello che noi abbiamo vissuto nei primi secoli del cristianesimo, perché è il sangue dei martiri che ha fondato col sangue di Cristo la Chiesa, e veramente la Chiesa del Vietnam è fondata dal sangue di questi martiri. I catechisti venissero strangolati se venivano trovati a predicare la fede. Ho raccontato l'esempio di quei tre soldati dell'imperatore che si convertono a Gesù Cristo, e allora l'imperatore li fa drogare perché sottoscrivano e firmino un documento nel quale scelgono di non seguire Gesù Cristo. Poi loro vengono spediti a casa, l'imperatore non voleva ucciderli perché temeva la ritorsione del popolo, allora ha usato questo inganno. Sempre i regimi, anche quelli attuali, usano l'inganno, figlioli cari, la menzogna. Bisogna essere accorti, l'Apocalisse dice sempre che bisogna avere sofia, cioè sapienza per cogliere e scorgere. Vengono mandati a casa i tre, dentro questo contesto si situa la testimonianza oggi di San Domenico Nguyen, che invochiamo dal cielo perché ci aiuti a essere forti nella fede. E questi tre, una volta ripresi, si scoprono l'inganno e tornano di propria iniziativa dall'imperatore, e l'imperatore questa cosa lo fa arrabbiare. Allora prende due documenti, in uno c'è scritto: noi crediamo in Gesù Cristo, nell'altro c'è scritto: noi rinneghiamo Gesù Cristo. L'imperatore, senza voler perdere tempo, dice loro, ai tre: scegliete dove volete firmare, se firmate lì sarete uccisi, se firmate lì sarete liberi e avrete tutto ciò che volete. I tre vanno a firmare il documento dove c'è scritto: noi crediamo in Gesù Cristo. Vengono segati vivi e gettati in mare aperto perché i fedeli non raccolgano le loro reliquie. Veramente vediamo, se notate nel corso dei secoli, questo accanimento verso i cristiani. San Paolo oggi dice: io porto le catene per il Vangelo, e tutti quelli che vogliono servire bene, piamente Gesù Cristo saranno perseguiti. Ma qua e là io mi accorgo ancora, come stamane, che c'è gente che chiama se può andare a messa. Cioè, non abbiamo capito nulla. Ancora c'è chi si scandalizza perché, come mai il Signore ci abbandona così.
coloro che è parola di Dio, quelli che vogliono servire piamente Gesù Cristo saranno perseguitati. E così si situa la testimonianza di questo eroe della fede, San Domenico Nguyen, del Vietnam, divenuto prete domenicano a 33 anni, da solo comincia a girare per i villaggi. Io adesso anche girerò per l'Italia, ma almeno finora, certo, non c'è il pericolo della vita, almeno non ufficialmente, credo. Ma lui invece rischiava la vita per portare la comunione ai fedeli che si riunivano. Quindi ci stupiamo noi oggi, che pure siamo nel tempo dell'Anticristo, ma siamo veramente così ridicoli divenuti? È perché non conosciamo la storia della fede e pensiamo che tutto debba procedere bene secondo i nostri criteri. E lui per tanti anni, dai 33 ai 53, sono 20 anni, guardate, un'epopea della fede. Forse qualcuno di questi martiri ha superato anche San Paolo. Per 20 anni questo padre Domenico è stato in giro, di nascosto, una vita incredibile. Camminava di notte nella giungla, incontrando talora anche animali feroci, e quindi saliva sugli alberi per salvarsi la vita, e poi lo nascondevano mimetizzandolo col verde della natura quando passavano le guardie imperiali, e notti trascorse al ghiaccio, e mangiare quando si poteva, provvedere per in mezzo alla natura ai bisogni, camminare tutto il giorno sotto il sole cocente d'estate e sotto una fitta pioggia nebulosa d'inverno, pur di portare la messa ai cristiani, il battesimo. E si racconta che quando i fedeli di tutto il litorale vedevano arrivare padre Domenico Nguyen, esultavano di gioia. E lui poteva muoversi, perché intorno a lui si era creato un sistema di protezione che avrebbe potuto durare anche tutta la vita, perché ci sono tanti sacerdoti vietnamiti come lui, che però appunto hanno potuto fino alla morte naturale procedere senza problemi, perché i fedeli, e tutto dipende anche dai fedeli, proteggevano, li proteggevano, spesso gli cambiavano subito gli abiti perché sembrasse un fattore come tutti gli altri, capite? Ecco, allora se invece interviene la feccia dell'umanità, sapete chi è la feccia dell'umanità? Le spie, i traditori. Ah, io sempre quando ero piccolo rimanevo scioccato dalla maniera gelida con cui ancora oggi nei sistemi militari si prevede l'uccisione delle spie, lo sapete, no? Una spia viene fatta fuori, ora naturalmente un po' meno, ma nei codici militari è previsto di spalle, non devono neanche morire guardando, devono essere bendati e uccisi perché tradiscono. Cioè il tradimento è una cosa, nostro Signore Gesù Cristo è stato tradito da quel Giuda che Bergoglio non a caso e i suoi vogliono canonizzare, presto vedremo in piazza San Pietro una sorta di liturgia solenne con la canonizzazione di Lutero, Ario, Raner e Giuda Iscariote. E così la si fa completa. Ebbene, anche padre Domenico purtroppo viene tradito. E sulla persona di padre Domenico l'imperatore in persona mette una taglia, e questo odio del mondo verso i discepoli del Signore. Dice San Paolo oggi: io porto le catene per il Vangelo. Non era un malfattore, non era un criminale Paolo, non aveva fatto nulla di male, eppure viene incarcerato. Tutti quelli che vogliono servire piamente Gesù Cristo saranno perseguitati. L'imperatore in persona mette una taglia sul conto di padre Nguyen, una taglia wanted si dice, no? Una taglia di quelle cospicue. È così. La feccia della natura umana. Un contadino fingendosi cristiano, senza fretta, piano piano. Ma quando viene? Pensate a quelle cose lì. Ma quando viene padre Domenico? Ma il prossimo appuntamento dov'è? Lì. Ma io posso partecipare? Ma te sei cristiano? Sì, di il Padre Nostro. Si era insegnato, imparato il Padre Nostro, capito? Pater Noster, che si celebrava in latino. Ah, allora veramente sei dei nostri. Ah, sì. E poi non potresti non conoscere padre Domenico. Sì, appunto, io voglio incontrarlo. Voglio incontrarlo. E domenica prossima vedi quel fienile di sopra sull'altipiano, il terzo, quello più nascosto a destra, sarà quello dove alle ore, a che ora? Alle ore 11 del mattino padre Domenico celebrerà la messa. Si presenta il traditore pagano
con le truppe, le milizie dell'imperatore, che non vi dico come lo maltrattano. Non era un malfattore padre Domenico, ma viene ridotto all'osso. E lui in silenzio offre tutto a Gesù. L'imperatore si arrabbiava perché diceva: li avete sterminati? E i soldati dicono sì, e finalmente si sono almeno arresi. No, muoiono felici. Muoiono felici. Saremmo noi disposti a morire per la fede? Non è una domanda che deve sembrare oltre quelle montagne lì, è qui, in pianura. Disposti a morire per Gesù Cristo? E l'imperatore si arrabbiava, perché diceva: come è possibile che muoiano felici? Un po' come Nerone. Si è riproposta la pagina dell'impero romano in Vietnam. Comunque il padre Domenico viene arrestato, messo in carcere, malmenato, provano in tutti i modi a convincerlo di abiurare la fede, non se ne parla. E allora lo scarnificano, usano degli strumenti, non vado nei dettagli, per strappargli via a brandelli la pelle. Rimane tutto scorticato, ma non se ne discute, non se ne parla affatto di fargli cambiare idea. E allora l'imperatore gioca l'ultima carta, gli fa pervenire un bottino d'oro. Ti assicurerò tutto quello che vuoi, è tuo, parti dove vuoi, togliti di mezzo ai piedi, ma per favore firma quel maledetto documento dove abbiuri la tua fede. Le ultime parole registrate di questo glorioso martire: non abbandonerò la fede, né in vita, né in morte, virgola, mai, punto esclamativo. E così allora viene condannato a morte. Ma prima della condanna a morte c'è un estremo tentativo, che è quello che ho mostrato nell'immagine. Gli propongono di calpestare il crocifisso, almeno quello. Guarda, guarda, rimanitene pure cristiano, ma se vuoi salva la vita, metti i piedi o sputa su questo crocifisso. E San Domenico Nguyen raccoglie il crocifisso, lo bacia e lo stringe al cuore. Immediatamente gli fanno salire i gradini, lo pongono sul tronco e lo decapitano. Questa è la storia eroica di questo sacerdote del Vietnam, Domenico Nguyen, che ha saputo dare la sua vita per Cristo. Vogliamo pregarlo perché interceda per noi, per tutti quelli che hanno paura di testimoniare la fede. Ma San Paolo dice che Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di fortezza per annunciare Gesù Cristo. E dobbiamo chiedere allora alla Madonna, Regina dei Martiri, che interceda per noi. E oggi, in modo del tutto particolare, lo chiediamo a San Giuseppe, essendo mercoledì, il giorno a lui dedicato, chiediamo che possiamo avere il coraggio della fede che ha avuto San Domenico Nguyen. Chiediamo il dono della perseveranza fino alla fine, perché dobbiamo perseverare fino alla fine dei nostri giorni. Ecco, per avere quella fede, quel coraggio che ha avuto San Domenico Nguyen, assistito dallo Spirito Santo. Non abbandonerò la fede, né in vita né in morte mai. Ma noi ora ci guardiamo attorno, vediamo Abu Dhabi, stiamo per vedere verosimilmente Astana, ma quanti abbandonano la fede senza manco accorgersene. E queste parole suonano forti di San Domenico Nguyen, sacerdote domenicano e martire: non abbandonerò la fede né in vita né in morte mai. Quel mai dice tutto, esprime la volontà di un uomo arroccato su Gesù Cristo, conquistato da Gesù Cristo, innamorato di Gesù Cristo e perciò disposto per Gesù Cristo a qualunque sacrificio. Non abbandonerò la fede né in vita né in morte mai. Possa questa perla di martire, questa gemma sacerdotale e purpurea, intercedere con tutto il coro dei martiri del Vietnam per noi che viviamo questo momento di apostasia della fede, perché anche noi, con l'aiuto della Madonna e di San Giuseppe, possiamo arrivare a dire fino in fondo: non abbandoneremo la fede né in vita né in morte mai. Laudetur Iesus Christus.